notizie di Grandanet. Per martedì 26 giugno il Tribunale e la Procura della Repubblica di Alba organizzano una riunione aperta alle istituzioni e a tutta la cittadinanza. Si discuterà della ridefinizione territoriale delle sedi giudiziarie italiane, un'iniziativa del governo Monti che rischia di portare alla soppressione di 3 tribunali in provincia di Cuneo, compreso quello di Alba. La riunione avrà luogo a partire dalle 12 al Palazzo di Giustizia di Piazza Medford, nell'aula numero 1 delle udienze. È previsto l'intervento del presidente del Tribunale Paolo Rampini, del procuratore capo Domenico Manzione e del presidente degli avvocati Giancarlo Bongioanni, oltre a quello di molti sindaci, dei commercianti, dei rappresentanti delle industrie locali e dei privati cittadini. Il piano triennale presentato dalla Giunta regionale, che prevede il taglio di 12 linee ferroviarie poco utilizzate, è stato bocciato all'unanimità dalla Conferenza Permanente Regione e Autonomie Locali. Questa decisione non annulla le delibere del governatore Roberto Cota, ma apre la strada a possibili ricorsi di fronte al TAR da parte degli enti locali interessati. Della conferenza fanno parte la Regione Piemonte, la Lega Autonomie e l'associazione ANCI, UNCEP, AMCI e UPI. Dal 17 giugno, solo in provincia di Cuneo, sono state sospese le linee Ceva Ormea, Cuneo Saluzzo Savigliano, Cuneo Mondovì, Alba Asti e Alba Alessandria via Costigliole. E siamo alla cronaca. Nell'ambito dei controlli ambientali disposti dal comando provinciale su tutto il territorio, i carabinieri della compagnia di Fossano, guidati dal comandante Danilo Barbabella, hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva situata in un terreno agricolo in frazione Brunetto a Benevagenna. Le dimensioni dell'area, situata nei pressi della cascina del proprietario, un agricoltore, sono pari a 2.000 metri quadrati. L'uomo è stato denunciato per raccolta e abbandono di rifiuti pericolosi e rischia anche una condanna penale. Nel rispetto delle norme vigenti dovrà bonificare l'area a sue spese. Si tratta della terza discarica abusiva individuata dai militari in 3 mesi, dopo quelle di Trinità e di Giuliano. Un disoccupato 35enne rumeno privo di patente, domiciliato in via Aldo Moro a Sommariva Bosco, è stato catturato dai carabinieri della stazione locale mentre tentava di rubare una bici nei pressi dell'istituto comprensivo di via Giansana. Poco prima l'uomo era salito a bordo di un'Opel Agila con le chiavi incustodite del bruscotto, incautamente parcheggiata in via Principi di Piemonte, ed era sgommato a tutta velocità verso la periferia del paese. Al momento dell'arresto il rumeno stava cercando di caricare la bici nel cofano della macchina. Il responsabile del furto si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del processo a suo carico. Una curiosità: durante le giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno, i Blue Brothers, la tifoseria organizzata della squadra di volley Bre Lannutti, hanno distribuito parmigiano reggiano in piazza Virginio a Cuneo per aiutare i caseifici emiliani colpiti dai recenti terremoti. Sono stati prenotati 9.381 kg di formaggio per un ricavato di 122.000 euro. Martedì 26 giugno la Coldiretti proporrà la vendita del parmigiano a Savigliano durante il mercato di Campania Amica. E siamo agli eventi. Ieri il sindaco di Alba Maurizio Marello e l'assessore comunale all'ambiente Massimo Scavino hanno salutato e ringraziato i circa 40 centauri dell'associazione Motoclub 100 Torri Alba, intenti nel taglio di erbacce, arbusti e piante spontanee prima della rimozione dei rifiuti dispersi lungo i bordi stradali della tangenziale di Alba in zona Lago San Biagio, all'altezza dello svincolo per Piana Biglini. La giornata ecologica, organizzata dopo il nulla osta dell'ANAS, è stata supportata dal Comune, che in collaborazione con la ditta Aimeri Ambiente SRL ha curato l'invio al corretto smaltimento e recupero dei vari materiali raccolti. La mattina di domenica si è svolta a Farigliano la tradizionale camminata del gusto, una passeggiata enogastronomica tra profumi, sapori e colori delle colline fariglianesi. L'edizione 2012 di questa iniziativa ha riscontrato un grande successo ed è stata caratterizzata dalla presenza di 1380 partecipanti. Alle 15 di oggi è tornato a Ormea l'evento estivo Ormea in Onda, che ha avuto come cornice il borgo medievale di Ormea. Prendendo spunto
nato da un'antica tradizione locale di pulizia delle strade, cosiddetto viale. Le strade, naturalmente in pendenza del luogo, sono state trasformate in uno scivolo d'acqua. I concorrenti, muniti di materassini e altri gonfiabili da spiaggia, si sono sfidati in una gara di navigazione in discesa lungo le vie del paese. Il concorrente più creativo, che quest'anno si è presentato con il look e il gonfiabile più originali, si è aggiudicato il premio speciale fuori onda. Era anche l'ultima notizia, vi ringrazio dell'attenzione e vi do l'appuntamento a domani.